Continuiamo la nostra diretta di oggi, di questo giovedì, dallo stand Claudiana, editrice Claudiana, Padiglione 2. Siamo in trasferta al Salone del Libro di Torino, Radio Bequit e i suoi programmi, quasi tutto, diciamo, il palinsesto giornaliero si è trasferito a Torino e qui rimarremo fino a lunedì prossimo. Intanto sentite magari un po' di sottofondo, c'è anche un violino che adesso è iniziato a suonare e abbiamo lo stand della Regione Piemonte di fronte a noi, quindi insomma c'è un po' di movimento e un po' di iniziative che si svolgono giustamente all'interno dello stand. Insieme a noi, vicino a noi, abbiamo Marco Campedelli. Buongiorno Marco. Edizioni Claudiana, quindi giochiamo in casa in questo caso, con non uno ma ben tre libri, Marco, che hai scritto. L'ultimo, Il Vangelo secondo Edoardo, l'ultimo Re Magio, su cui magari torniamo tra un attimo, e i due precedenti, Il Vangelo secondo Dario Fo e Il Vangelo secondo Alda Merini. Marco, tu sei insegnante, sei docente di teologia narrativa, sei autore di libri e sei anche artista teatrale. Quindi insomma hai messo un po' tutto insieme, mi sembra, queste tue caratteristiche che mi raccontavi anche fuori onda, che no, cerchi di farle un po' coesistere nei tuoi volumi, è così? Sì, un tentativo che nasce dall'esperienza del teatro. E quindi è come se ogni libro che cerco di scrivere, un po' soprattutto di autori come Dario Fo e Edoardo, che sono autori di teatro, nascono immaginandoli in teatro e poi dopo il libro riportandoli in teatro, ecco. Certo. Quindi è il tentativo di fare in modo che la parola, che nasce come esperienza, come corpo, ritorni poi, una volta scritta, ad essere ancora corpo, parola, movimento, azione. Ed è anche un modo, mi dicevi prima fuori onda, per fare in modo, ecco, scusate il gioco di parole, che il libro non rimanga, no, fermo lì in se stesso, ma che abbia una, non dico un'evoluzione, ma un'altra fruizione in questo caso. Sì, è come se la gente, sono stato anche ieri, ho presentato per due volte Il Vangelo secondo Dario Fo, in questo caso ieri, la gente viene perché ha bisogno di fare questa esperienza di sentirsi insieme, ha bisogno di sentire una prossimità. Io credo che dopo l'esperienza della pandemia sta ritornando l'esigenza di riportarci all'esperienza del proprio corpo. La gente non riesce più a evaporare, ha bisogno di incontrarsi e quindi anche di sentire nel racconto di un libro, di una storia, che è lì col proprio corpo, certo, con la propria... Certo. Facciamo un passo indietro, Marco, e insomma chi ci ascolta avrà notato che questi volumi iniziano tutti con lo stesso modo, il Vangelo secondo, e non a caso, perché la collana Nostro Tempo dell'editrice Claudiana, diciamo che è una collana che potremmo definire di teologia pop, no? Di teologia popolare, certo. Cioè cercare di andare a ritrovare elementi di teologia nella letteratura, nel cinema, nel teatro, anche là dove magari uno non si immagina che ci possano essere. Sì, certamente è un titolo che dà questo tipo di percorso. Qualche volta potrebbe sembrare un po' restrittivo, no? Perché uno che sente Il Vangelo secondo già rischia di sentirsi un po' limitato, però in realtà è il tentativo di scoprire nelle varie opere letterarie una dimensione trascendente, che è la dimensione della ricerca, la dimensione della domanda profonda della vita, no? Per cui gli autori di cui ho parlato non hanno fatto teologia, però c'è dentro la loro ricerca, la loro poetica, quel gruppo di domande fondamentali che si fa alla persona umana. Dove vado? Che senso ha stare nel mondo, qual che è il mio destino. Che rapporto ho con gli altri. Il rapporto con gli altri. Ad esempio, faccio un esempio, no? Edoardo De Filippo spesso parla della questione dei figli, no? Figli di serie A, figli di serie B, lui era un figlio illegittimo di Scarpetta, no? E questo gli è costato tutta la vita, ai suoi fratelli Titina e Peppino e lui. Voglio dire, oggi al centro del dibattito sociale e politico c'è la questione dei figli non riconosciuti, i figli delle coppie arcobaleno piuttosto. Quindi alla fine dei conti i grandi visionari si sono fatti le domande di ieri, che sono anche le domande di oggi e di domani.
Certo, sì, infatti quello dei figli era proprio una domanda che volevo farti, me l'ero annotata. La famiglia è molto presente nella produzione di Edoardo, il tema della genitorialità, il tema appunto dei figli, i figli giustamente come dicevi legittimi, illegittimi, quindi sono proprio temi attuali che ci portano a riflettere non solo su quello che sta accadendo ma anche su quello che in passato appunto veniva vissuto rispetto a queste tematiche. Certo, e poi diciamo la letteratura ci offre secondo me una visione non ideologica, non moralista. È per quello che le teologie dovrebbero andare a scuola dalla letteratura, no? Adesso in qualche modo. Perché ad esempio Edoardo parla della famiglia, ma non c'è nulla come la famiglia che viene spesso usato in modo ideologico, moralista, perbenista. Edoardo fa vedere che la famiglia di cui parla è una famiglia sgarruppata, una famiglia che non riscopre per nulla un modello assoluto. Quando in Natale in casa Cupiello, alla fine il vecchio Lucariello morente benedice una coppia irregolare che è la sua figlia e il suo amante. Sembrerebbe uno sbaglio di un vecchio ormai al limite della morte, invece può essere proprio questa capacità di rileggere la relazione molto più ampia, molto più coraggiosa. Ecco. È vero. Beh, insomma, può esserci solo da esempio una lettura di questo genere. Hai scelto questi tre grandi autori, insomma, Dario Fo, Alda Merini, Edoardo, perché sei particolarmente legato a loro? In modo diverso. È stata una conseguenzialità naturale, diciamo? Beh, il primo è nato... rispetto ad Alda Merini, perché con Alda Merini ho avuto una lunga relazione di molti anni, okay. Sì. E per 10 anni lei mi ha dettato, tra gli altri, ma anch'io ero uno dei suoi scribacchini, per cui quotidianamente mi dettava le sue poesie, questo ormai insomma in tante situazioni, per cui con la Merini il rapporto era molto diretto, è molto, molto forte, no? Con Dario Fo io l'ho incontrato e a Dario Fo chiesi proprio, ma secondo te il maestro di Nazareth avrebbe potuto avere una compagnia teatrale? E lui mi disse, la compagnia di Gesù, che non erano i gesuiti evidentemente. Lui disse sì, un teatro fortemente instabile. E quindi anche con Fo ebbe un contatto diretto, non intenso e non così vulcanico come ha avuto con Alda Merini evidentemente. E invece Edoardo non l'ho conosciuto di persona, però devo dire che io ero un ragazzino veneto, però per me le commedie di Edoardo, date la televisione in bianco e nero, erano un incanto e quindi mi sono sentito sempre fortemente interpellato e commosso dal teatro di Edoardo, anche se per linguaggio e per immaginario poteva essere molto lontano dal mio. E tuttavia Edoardo, come i grandi classici, sa parlare un linguaggio universale. Infatti quando Calvino dice perché leggere i classici, beh, secondo me in modo diverso oggi Edoardo soprattutto, ma anche Dario Fo e anche Alda Merini sono dei classici da rileggere, sì. Grazie Marco Campedelli per essere stato con noi. Ricordo appunto questi tre Vangeli secondo, poi c'è una collana amplissima di questi Vangeli secondo, quindi andatela a scoprire sul sito dell'editrice Claudiana, troverete certamente delle cose inaspettate che non vi immaginavate potessero essere analizzate in questa teologia pop. Il Vangelo secondo Edoardo, il Vangelo secondo Dario Fo e il Vangelo secondo Alda Merini. Marco Campedelli, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie dell'ascolto.